Sia lodato Gesù Cristo. C'è una domanda che ha sempre assillato i credenti. Questa domanda: sono molti o pochi quelli che si salvano? Forse è passato anche per la nostra mente in qualche momento. Sono molti o sono pochi quelli che si salvano? E un giorno questo problema fu posto a Gesù. La domanda, come si vede, verte su questo numero: in quanti ci si salva, in molti o in pochi? Però Gesù, il Maestro, rispondendo, sposta il centro dell'attenzione dal quanti si salvano al come ci si salva. Infatti rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. È un po' lo stesso atteggiamento che notiamo a proposito del ritorno finale di Cristo, quando i discepoli chiedono: quando avverrà il ritorno del Figlio dell'uomo? Anche qui Gesù sposta l'attenzione e risponde indicando come prepararsi a quel ritorno e cosa fare nel tempo dell'attesa. Quindi non risponde direttamente a quanti si salvano e non risponde direttamente a quando avverrà il ritorno del Figlio di Dio, ma in ambedue dei casi sposta l'attenzione sul come, su cosa dobbiamo fare per prepararci, per essere pronti quando verrà. Questo modo di fare di Gesù non è strano oppure evasivo, non è che voleva se dalla domanda risponde a una domanda che non facevano. È semplicemente l'agire di uno per educare i discepoli a passare dal piano della curiosità a quello della vera sapienza. Curiosità sarebbe, ecco, quanti si salvano? Molti o pochi? Questo è il piano della curiosità. E scende al livello della vera sapienza e dice: come ci si salva? Ecco, sforzandosi per entrare per la porta stretta. Quindi Gesù passa dalle questioni oziose che appassionano la gente ai veri problemi che servono per la vita. Già da questo possiamo capire l'assurdità di quelli che credono di sapere addirittura il numero preciso dei salvati, e dicono che 144.000. Questo numero, che ricorre nell'Apocalisse, ha un valore puramente simbolico, perché è il quadrato di 12, che è il numero delle tribù di Israele, moltiplicato per 1.000. Infatti lo stesso libro dell'Apocalisse spiega che si tratta di una moltitudine immensa che non poteva contare, altrimenti sarebbe una contraddizione nel libro dell'Apocalisse, perché 144.000 si possono contare. Poi l'Apocalisse però dice che si tratta di una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, quindi non possono essere 144.000. Questo è un numero simbolico che vuol dire: tutta la pienezza di tutti quelli che potevano essere salvati sono stati salvati. Perché? Perché Dio è buono, Lui fa di tutto per salvare tutti quelli che può. Perché se 144.000 è davvero il numero dei salvati, come sostengono i testimoni di Geova, allora possiamo subito chiudere la bottega. Se sulla porta del paradiso fosse appeso un cartello con la scritta completo, allora esistirebbero due modi di vivere sulla terra: o la presunzione di ritenere di essere tra gli eletti,
o la disperazione della convinzione di essere tra gli esclusi. E non ci sarebbe un terzo modo di vivere sulla terra. E Gesù, che nella sua sapienza non vuole né che viviamo nella presunzione, né che viviamo nella disperazione, non ci rivela il numero dei salvati, ma ci rivela il modo di salvarsi. Quello che non serve e comunque non basta per salvarsi è il fatto di appartenere a un determinato popolo, a una determinata razza, tradizione o a una determinata istruzione. Nessuno può rivendicare davanti a Dio nessun tipo di privilegio. Questa è la verità. Nessuno può rivendicare davanti a Dio nessun tipo di privilegio. Non basta dunque per salvarsi neppure il fatto straordinario di aver conosciuto Gesù e neppure di appartenere alla Chiesa. Occorre qualcos'altro. Occorre entrare per la porta stretta, come dice il Vangelo. E che cos'è questa porta stretta? È la decisione personale, prima di tutto, no? Io decido di credere in Gesù. Non è sufficiente che Gesù parla sulle nostre piazze, se poi non ascolto, non aderisco, non faccio una decisione personale, questo non mi servirebbe a nulla. Quindi entrare per la porta stretta significa soprattutto fare una decisione personale seguita poi da una coerente condotta di vita. La via degli empi è larga, sì, ma solo all'inizio. A mano che ci oltra in essa diventa stretta e amara. Diventa in ogni caso strettissima alla fine, perché finisce in lo cieco, anzi in un abisso, finisce nella perdizione dell'anima. Invece la via dei giusti è stretta all'inizio, entrare per la porta stretta, all'inizio è stretta quando la si imbocca, ma poi diventa una via spaziosa, perché in essa si trovano speranza, gioia e pace del cuore. Nel testo parallelo di Matteo, Gesù dice che sono pochi quelli che trovano la via che conduce alla vita. E questo testo lo dobbiamo anche cercare di comprenderlo bene, perché sembrerebbe che nonostante tutto, e lì si pronuncia anche sul problema del numero dei salvati. Gesù dice sono pochi quelli che trovano la via che conduce alla vita, ma in realtà, egli non parla qui di coloro che si salvano di fatto, ma di coloro che entrano nella salvezza, che si mettono in cammino sulla strada della salvezza. E che siano pochi quelli che accettano in questa vita di prendere sul serio le esigenze del Vangelo, è una cosa che possiamo constatare da soli, guardandoci intorno. Però ecco, non basta guardarci intorno, abbiamo bisogno di guardarci dentro. Abbiamo noi fatto questa scelta dell'unica cosa necessaria e l'abbiamo fatta sul serio, questa scelta? Dobbiamo sempre ricordare una verità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Che bello, che ampio respiro, no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, e non solo lo vuole, ma si è impegnato anche sul serio, morendo sulla croce per i nostri peccati, affinché ciò avvenisse, quello che Lui vuole, che vuole la salvezza di tutti. Per questo possiamo avere una grande fiducia in Dio, ma ciò non toglie nulla che siamo chiamati ad entrare per la porta stretta. E come abbiamo detto prima, che significa la porta stretta? Prendere una decisione personale nei suoi riguardi,
seguita poi da una coerente condotta di vita. Perciò è sempre necessario, accanto alla fiducia illimitata nella bontà di Dio, una sana inquietudine che ci aiuta a rimanere sulla strada della conversione. Ecco, Gesù è il Maestro, insegna per il nostro bene, no? E ci aiuta veramente a fare l'esame di coscienza, se noi ci muoviamo sul piano della curiosità o se siamo sul piano della vera sapienza, no? Se vogliamo solo per curiosità sapere quanti sono quelli che si salvano, molti o pochi, oppure curiosità, ma quando tornerai nella tua gloria? Dal piano della curiosità al piano della vera sapienza, no? Come dobbiamo prepararci per essere pronto quando verrà? E non sappiamo né il giorno né l'ora quando verrà, ma verrà, che verrà sicuramente, e sappiamo che dobbiamo essere pronti quando verrà. Ecco, il Signore ci aiuti nel nostro cammino di conversione quotidiana. È impegnativo, delle volte è arduo, delle volte è difficile, però abbiamo sempre la grazia di Dio che ci aiuta. Chiedetevi, sarà dato. Dio non ha detto questo per prenderci in giro, Dio non ha detto questo dicendoci una bugia. Lui dice: chiedetevi, sarà dato. Lui mantiene la promessa, come siamo abituati a constatare, no? Dio è fedele e mantiene la sua promessa, quindi Lui dà. A noi però spetta di chiedere, no? Chiedo aiuto in questa difficoltà, chiedo aiuto in questa difficoltà, aiutami a essere vigilante, aiutami a avere la preghiera costante, a convertirmi quotidianamente, aiutami, chiedete e sarà dato. Il Signore ci aiuta, non ci fa mancare l'aiuto. E per intercessione di Maria l'aiuto ci è proprio assicurato, no? Perché quello che Dio vuole è la salvezza di tutti gli uomini, certamente. Anche Maria lo vuole, lo desidera, anche lei si impegna in questo e per questo, no? Se anche noi ci impegniamo in questo, allora andrò a buon fine questo disegno, e ci rivedremo tutti in paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.